Martedì 25 agosto, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione su TRG, insieme anche oggi a sfogliare i quotidiani digitali, ovviamente dominati dalla ricorrenza di ieri, 4 anni dal sisma, dalla prima ondata sismica del 2016 che rase al suolo Amatrice e causò gravi danni anche in Valnerina, in particolare le zone di Castelluccio e San Pellegrino, e fu purtroppo il preludio di quanto sarebbe poi seguito a fine ottobre con il crollo della Basilica di San Benedetto. Fatto sta che sono passati 4 anni e a dominare sono soprattutto le polemiche, non la ricostruzione che è ancora lenta, anche se si parla di svolta ormai imminente, frase però, definizione che sentiamo da troppo tempo per poter confidare soltanto in essa e non attendere fatti concreti. Speriamo che il 5° anniversario abbia toni diversi, di certo quello di ieri non passerà alla memoria per essere condito da significati positivi, ma da uno scoramento che inevitabilmente coglie, non può non cogliere la popolazione coinvolta, in particolare la Valnerina. E proprio su questo aprono i quotidiani, iniziamo subito dalla prima pagina del Corriere dell'Umbria che oggi titola Norcia protesta, ritardi inaccettabili. 4 anni dopo il sisma il Comitato Rinascita accusa, ancora senza scuole e ospedali, siamo cittadini di serie B. È un durissimo attacco quello inviato ieri a tutti, dal Presidente della Repubblica, a scendere fino ad arrivare a province e comuni. Dopo 4 anni nessuno dei cantieri utili a ricostruire le 70 opere pubbliche che non abbiamo più è stato avviato, ci sono dei ritardi vistosi, sono inaccettabili. Il Comitato stigmatizza anche l'assenza di cura con cui sono state trattate le chiese e definisce vergognoso il fatto che i cimiteri siano ancora chiusi. E poi le strade. A Genova il ponte è stato rifatto subito, noi siamo cittadini di serie B. Duro anche 4 anni dopo l'arcivescovo Boccardo, lo sentiremo tra poco con le sue parole. Consoliamoci con un turista d'eccezione nella nostra regione, Checco Zalone, ieri a Foligno, vacanze in Umbria per lui, era insieme a Francesco De Gregori. E poi il Covid che ha anche queste forme, come dire, di obiezione di coscienza piuttosto censurabili, si rifiuta di mettere la mascherina, multato, uno dei 3 sanzionati in centro a Perugia, altri 11 contagiati, stimati in Umbria 257 asintomatici. Ieri a Spoleto l'ultimo saluto a Filippo Limini, il giovane morto a causa di cause che dovranno essere verificate, ma a seguito di una colluttazione fuori da una discoteca Bastia Umbra nella notte di Ferragosto, mentre diventerà mamma la cavallina bianca Via Lattea, ormai celebre dal maneggio di Carfagna d'Assisi. Eterni, nuovi dirigenti in 3 assessorati a Foligno, la tragedia di scooter, domani l'autopsia sulla giovane vittima, la 16enne, a Corciano, ieri un'altra vittima sulla strada, un 39enne che si è ribaltato con il camion e ha perso la vita. Poi vedremo il fondo di Roberto Segatori, una regione solo rifugio, si parla di vocazione della nostra regione che pure in questo agosto ha visto esplodere un boom turistico. Segatori, che ricordiamo sarà uno degli ospiti insieme ad Alessandro Campi del talk show di dopodomani alle 17.30 a Gubbio alla Salex Refettorio di San Pietro, con accesso limitato, sarà il primo evento del Gubbio Doc Festival che TRG vi proporrà in diretta e in diretta streaming alle 17.30, appunto giovedì 27 di agosto. Si parlerà di pandemia, di dopo pandemia, di come ripartire se davvero ce la saremo messa alle spalle. E poi lo sport dal Corriere, Orvietana Schiavon positivo al Covid, lo Spoleto non si iscrive in eccellenza e in promozione da forfè il Mugnano, le novità non positive di ieri. Caserta è sempre più vicina alla guida del Perugia in Serie C, in caso di promozione avrà il rinnovo. A Terni la Ternana è presa col nodo del reparto arretrato, mentre per il basket il Todi mette Akagawa nel motore, in Italia il primo cestista giapponese. Andiamo alla Nazione, ritorno a scuola, scoppia il caso bus, per il comitato scientifico obbligatorio alla distanza di 1 metro, ma le aziende di trasporti dicono è impossibile, servirebbero più mezzi e si profila un settembre di vero caos. Via la sperimentazione intanto del vaccino italiano, pronto in primavera, il presidente della Sicilia intanto insiste, stop ai centri migranti, i partiti divisi nella trappola del referendum, il commento di Raffaele Marmo. Ma la fotonotizia ci indica i coniugi Totti, perché c'è una polemica in questi giorni, perché una delle loro figlie, Chanel, è stata immortalata da un paparazzo e è finita sulla prima pagina di Gente,
particolare, questa ragazzina, 13 anni, è stato oscurato il volto ma non il corpo. E allora le reazioni di mamma Ilari, che dice: così si danneggiano le adolescenti. Dall'Umbria, TIR si ribalta sul raccordo, autotrasportatore muore a 39 anni. E poi dopo la morte nella rissa a Bastia, l'addio della città di Spoleto a Filippo Limini, mentre trasporti e scuole, più corse e orari invariati, la ricetta che si spera di poter adottare. Andiamo a vedere insieme invece la prima pagina del Messaggero, che ci parla sempre di Covid e scuola, di Conte che commissaria la scuola, Palazzo Chigi crea una cabina di regia, l'ennesima, le lezioni devono ripartire, dice il premier Azzolina, sotto tutela il ministro, ipotesi rimpasto dopo il voto, dall'esecutivo stop ai governatori e ai tecnici, no a fughe in avanti. Intanto ci sono le parole della prima volontaria che si sottopone al vaccino che è stato elaborato dallo Spallanzani proprio di Roma, al via il test italiano, felice di essere la prima, dice, mi fido. Il fondo, l'ultimo attacco al turismo che il governo deve respingere, dati Covid stravolti e poi si ripercuotono purtroppo sui flussi soprattutto degli stranieri, mentre ovviamente si occupa il Messaggero, quotidiano romano, della parte del Lazio colpita gravemente dal sisma. Amatrice ne è un simbolo, è stata rasa al suolo praticamente 4 anni fa. Che avete fatto per noi, dicono da Amatrice, ricorderete lo scorso anno il nostro reportage in occasione della presentazione dei primi d'Italia di una città spettrale dopo 3 anni e mezzo, ebbene ne sono passati 4, lo spettro resta, commemorazione rabbia, il premier qui, 10 miliardi del recovery, che cosa ci si farà però ancora non lo sappiamo. Questo per il Messaggero, che tra poco ritroveremo con la pagina regionale. Intanto proseguiamo con le prime pagine, torniamo alla Nazione, vediamo la pagina dell'Umbria, Covid, ci sono 11 nuovi positivi, titola il quotidiano fiorentino, 5 a Perugia, in calo comunque il numero dei contagi, multati per 400 euro i giovani senza mascherina. Questo è l'incidente mortale sul raccordo, un camion che si è ribaltato, ha perso la vita il conducente di 39 anni, mentre Checco Zalone sceglie Foligno per le vacanze con la famiglia, e invece Vigili del Fuoco in lutto perché si è spenta Creole, la vediamo nella foto, un cane salvavite tra le macerie, era stata protagonista di tanti salvataggi, sia per il terremoto di Amatrice ma anche ad esempio al ponte Morandi. Per combattere la microcriminalità, centro rimpatri anche in Umbria, la proposta che poi vedremo dal Consiglio Comunale di Perugia, mentre sull'ex Merloni Morani promette, il sottosegretario, nessuno sarà abbandonato, parole che speriamo siano profetiche. Spoleto intanto rinuncia al campionato di calcio, niente iscrizione, cancellati 88 anni di storia. Chiudiamo questa carrellata di prime pagine dando un'occhiata insieme al Messaggero, andiamo alla prima pagina umbra, si parla di rifiuti, corsa contro la stangata delle tasse, tecnici al lavoro per cercare di ridurre l'impatto dell'aumento dei costi, Perugia prova a salvarsi, ci si chiede perché aumentano i costi, beh intanto la raccolta differenziata cresce un po' ma l'obiettivo fissato resta lontano, e poi è bene che si sappia che senza la chiusura del famoso ciclo dei rifiuti l'RSU che va in discarica, ed è un costo soprattutto ambientale perché nulla è più deleterio per l'ambiente delle discariche, parte di questi rifiuti vengono portati fuori regione e chi se li prende viene pagato anche in maniera importante, e questi soldi per pagarlo li tiriamo fuori con le nostre tasche, diciamo con le nostre imposte. Finché dunque non si risolve il problema di questo circuito, per ora vizioso, che speriamo diventi virtuoso, non possiamo aspettarci un calo di queste tariffe. Intanto ieri super pioggia, città sott'acqua, quella di Perugia, il maltempo colpisce duro, trappola sottopassi, mentre senza mascherine multati 4 ragazzi. Anche il Messaggero richiama le parole di Boccardo, qui ancora le macerie, tra poco lo sentiremo, mentre l'effetto Movida sul ritorno del coronavirus, l'analisi dell'esperto. Andiamo a vedere anche un'occhiata al meteo, temperature ancora in leggera diminuzione, mentre per lo sport Perugia il giorno di Caserta, mentre Dragomir verso la Steaua Bucarest, Lucarelli stregato dal Liberati di Terni, il miglior campo di Serie C, mentre Spoleto De Profundis non si scrive, la storia finisce qui, la celebre presidentessa
presidentessa straniera, come dire, resta un miraggio. Questo per quanto concerne le prime pagine dei quotidiani, ma noi insieme andiamo a vedere i temi centrali, in particolare, come detto, quello relativo al Covid e all'anniversario della ricostruzione, che sono un po' i due argomenti che dominano la scena, partendo dai quotidiani nazionali, che parlano di vaccino italiano, produzione in primavera, la prima volontaria fiera di dare una mano. Qui siamo sulla Nazione, Roma, iniziata la sperimentazione allo Spallanzani, 90 persone alle quali sarà somministrato l'antidoto. E poi la situazione in Italia dei contagi, ieri 953 positivi, contagi in calo ma con meno tamponi, molti asintomatici grazie ai vecchi anticorpi, ricoveri oltre quota 1000, speranze da una ricerca americana, contatti con altri coronavirus potrebbero proteggere dal Covid. Intanto 4.000 test negli ospedali Humanitas per capire quanto sia diffuso il virus, sugli asintomatici produce effetti collaterali anche senza malattia acuta. E ricordiamo che per sapere come se si è presi il virus e magari si è asintomatici, l'unico modo o fare il tampone e lo si sa subito, oppure il test sierologico e che in caso di positività dovrà condurre appunto a effettuare il tampone, mentre in caso di negatività la certezza siamo intorno al 99%, insomma dovremmo starci, ma quel che è più importante è che il test sierologico ci fa capire se abbiamo avuto il Covid, cioè se abbiamo già formato all'interno del nostro corpo gli anticorpi. Intanto la scuola si avvicina alla riapertura con grandi preoccupazioni, resta l'obbligo di stanze sugli autobus, ira delle aziende di trasporto che dicono è impossibile, dal comitato scientifico nessuna deroga, obbligatoria anche la mascherina, la reazione, regole insostenibili, mancano i mezzi, ancora incognite dopo il vertice del governo, al via i test dei prof, in campagna il governatore compra termoscanner per gli istituti, docenti che saranno controllati ma non ci sono i kit, è una storia tutta italiana. E c'è anche il virus in discoteca Cervia, 500 ragazzi chiamano gli ospedali, teniamo chiuse le scuole, ma come abbiamo visto queste situazioni poi si sono verificate in estate. Il vaccino italiano parla, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, dalle colonne del Corriere dell'Umbria, colonne nazionali, se tutto va bene sarà disponibile la primavera, l'istituto dove ieri sono iniziati i test sugli esseri umani. E poi la curiosità appunto di Checco Zalone, che ha scelto l'Umbria per le vacanze, lo chef della cucina dice domenica è venuto da noi ben due volte. Con il Corriere andiamo a vedere proprio le pagine dell'Umbria, stimati 257 asintomatici, l'ultima simulazione del sistema di previsione informatico del nucleo di valutazione della Regione Umbria, 11 nuovi contagiati su 632 tamponi. Intanto screening scolastico, già oltre 1000 test sierologici nella prima giornata di prelievi riservati a docenti e personale ATA, si sono presentati in molti, ricordiamo non è obbligatorio, ma anche qui ci sarebbe da ridire, visto che chi sta al pubblico dovrebbe avere un senso di responsabilità, ma nel caso mancasse anche l'obbligo di farsi questi test, proprio perché poi è inutile che ci diciamo riapriamo le scuole, c'è il rischio contagio se chi lavora lì non si sottopone ai controlli. Ieri mattina incontro in regione, gli assessori dicono tutto pronto per ripartire in maniera adeguata sul fronte trasporti scolastici, speriamo sia davvero così. Ma l'altra parte, come dire, l'altro tema del giorno è quello che riguarda, come detto, la ricostruzione, e su questo vi segnaliamo, prima di vedere le pagine regionali, una pagina nazionale del Messaggero, che ovviamente pone l'accento su Amatrice, ma il discorso vale anche per Norcia. Il piano per i terremotati, 10 miliardi dal Recovery Fund. Conte ad Amatrice, colpita dal sisma di 4 anni fa. Credo che, facendo un rapido conto, sia la terza volta che Conte va nei luoghi del terremoto. Stavolta una notizia in più, quella del recovery, ma le macerie sono sempre lì, insomma. E prova a rassicurare gli sfollati. Mattarella dice la ricostruzione è incompiuta. Legnini, il nuovo commissario, è il quarto che si succede a tre assolutamente inefficienti. Fondi per l'intera dorsale appenninica. Il capitolo sarà inserito nel programma che l'Italia presenterà a ottobre all'Unione Europea.
E intanto Amatrice accoglie Conte con questo slogan: benvenuti nel nulla. Delusione e rabbia, il paese che non c'è più accoglie i politici, file di sedie vuote nella platea per la celebrazione. Siamo stanchi di promesse, cittadini delusi, e il premier li accarezza: avete ragione, prendetevela soltanto con me. Se non altro, c'è questa sorta di, come dire, di autocritica che fa onore, ma da sola non basta a risolvere i problemi. Andiamo a vedere proprio questo tema dai quotidiani, gli altri quotidiani, in particolare dal Corriere dell'Umbria. La protesta di Norcia: siamo senza ospedale e scuole nei container. 4 anni dopo il sisma, il comitato rinascita: mancano strutture indispensabili per la ripresa. Alemanno: con Legnini imboccata la strada giusta, nel 2021 cantieri di opere pubbliche. Lo abbiamo sentito ieri nel TRG Plus, che proporremo oggi in replica alle 13.30. Un sindaco che per la prima volta ci sembra più ottimista, ma insomma siamo abituati a giudicare dai fatti, e Boccardo non ha questa stessa fiducia. Responsabilità grave, altrove anche opere ardite, riferimento a Genova non è casuale, qui solo macerie, non riusciranno a toglierci anche la fiducia per andare avanti. Ma sentiamo proprio le parole di Monsignor Boccardo, che ieri ha scelto un luogo simbolico, ovvero Pian Grande, con alle spalle le macerie di Castelluccio, perché di fatto di Castelluccio restano praticamente solo quelle, per lanciare questo suo messaggio. Eccellenza, 4 anni dal sisma che ha distrutto l'Italia centrale. Il suo pensiero per questa ricorrenza qui da Castelluccio di Norcia, uno dei centri della sua diocesi più colpiti. Vedere dopo 4 anni i ruderi di Castelluccio ci riporta necessariamente alle scosse dell'estate, dell'autunno del 2016, ma ci riporta necessariamente al dolore, alla sofferenza, all'amarezza di tante popolazioni che dopo 4 anni ancora non possono ritornare nelle loro case. L'abbiamo detto tante volte, non ci stanchiamo di ripeterlo. La casa è un diritto e lo Stato non può, per ragioni burocratiche, privare di un diritto fondamentale tutte queste persone. C'è una responsabilità grave che incombe su tutti coloro che hanno il dovere di custodire, di promuovere e di sostenere il bene pubblico, cioè il bene della società. Per questo nostro primo pensiero va a tutte quelle famiglie, a tutte quelle persone che sono costrette ad abitare ancora lontano dalle loro case, dal luogo dei loro affetti, dei loro ricordi. Questo anniversario diventa poi un appello accorato a tutti coloro che ci governano ai vari livelli. Non ci dimenticate, tante volte ci è stato detto non vi dimenticheremo, abbiamo visto da altre parti come in 2 anni si è riusciti a ricostruire anche delle opere ardite, noi qui dopo 4 anni abbiamo ancora le macerie. Dalle macerie noi vogliamo raccogliere quel grido che tocca il cuore e la coscienza di tutti: non perdiamo la speranza, nonostante tutto, nonostante si faccia di tutto per rubarci la speranza, non vogliamo perdere la speranza né la determinazione per guardare avanti con fiducia. Ecco, è proprio di ieri la notizia che il commissario straordinario ha firmato una nuova ordinanza che dovrebbe semplificare tutte le procedure della ricostruzione. È un segno e noi lo vogliamo cogliere davvero come segno positivo che ci permette di essere tenaci, cioè di non scappare, ma di rimanere qui con forza e con determinazione. Queste le parole dell'arcivescovo di Norcia, Espoleto Boccardo, che è anche presidente della Conferenza Episcopale Umbra. Altro tema che invece peschiamo dal Messaggero: i rifiuti. Rifiuti ultima corsa per cercare di evitare la stangata in bolletta. Ritocco dei costi, Perugia-Assisi, le situazioni più complesse da gestire. La raccolta differenziata cresce, ma non viene raggiunto ancora l'obiettivo. Questi alcuni dati della produzione dei rifiuti nel 2019, oltre 454.000 tonnellate. La variazione sul 2018, sono scese dell'1,31, quindi la riduzione è ancora abbastanza relativa. Produzione annua pro capite sono 514 kg
per ogni umbro, l'anno prima erano 521, la differenziata è a 66%, ma deve arrivare al 70% almeno, la variazione del 2,7% sull'anno precedente. E anche il Messaggero parla delle parole di Boccardo, qui dopo 4 anni ancora macerie. Scuola invece, via lo screening, qualche positivo bisogna aspettarselo, grande partecipazione alla prima giornata di test nelle scuole umbre, Onnis un bel segnale di responsabilità, il racconto di un docente che dice fatto tutto, attesa inclusa, in poco più di un'ora, e qui uno schema per spiegare la sicurezza a scuola, dal dirigente scolastico a scendere, un documento di protocollo che contiene la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in una scuola, le procedure necessarie. Intanto l'effetto Movida sul ritorno del virus è inevitabile, la parola dell'esperto, in questo caso commissario straordinario per l'emergenza Covid, Antonio Onnis, che dice documentate le positività per assembramenti tra giovani, per funerali, compleanni e festeggiamenti vari. Questo per il Messaggero. Noi andiamo a riprendere il Corriere dell'Umbria ancora per altri temi, parliamo di viabilità in Alto Tevere, Guinza, la galleria della Fano Grosseto che ancora manca l'appello da decenni, galleria senso unico, bocciato il progetto di doppia direzione con semaforo per problemi di sicurezza, un'opera da 86 milioni. Intanto casa, difficoltà per il 67,8% degli anziani, spese troppo alte, servizi insufficienti, la media regionale supera quella italiana. Ma dicevamo del fondo di Segatori, del professor Segatori, una regione solo rifugio, si parla di come l'Umbria stia catalizzando grande attenzione in questo agosto per quanto riguarda il turismo, sta diventando sempre più attrattiva per chi viene da fuori regione, contemporaneamente però fatica tremendamente a far acquistare i suoi prodotti all'estero dei suoi confini. Allora la proposta è quella di creare un unico marchio regionale del tipo Umbritaly, che evochi in Italia e all'estero le immagini, i profumi e i sapori di questa regione. Gli assessori Agabiti, Fioroni e Morroni hanno già fatto un buon lavoro con lo spot televisivo sull'Umbria, perché non lavorare anche sul coordinamento del marketing dei prodotti? È un'idea, una proposta che ovviamente giriamo ai destinatari. Ma oggi è anche il giorno della nomina del nuovo CDA dell'aeroporto regionale, piano dei voli. C'è un rischio, quello di veder saltare il Perugia-Milano con il raddoppio del Frecciarossa, sfuma la ripresa per Linate, nodo scuola di volo con Panato dentro datteri, caporali Mencaroni e Marcucci, quote rosa, tutto risolto. Questo per quanto riguarda il Corriere, chiudiamo la carrellata di fatti principali dalla Nazione, trasporti scolastici, più corse, orari invariati, nuovo vertice in Regione, Melasecchi Agabiti garantiti gli interessi di alunni e famiglie, ma ancora non c'è un programma. E poi i professori, sia i test sierologici servono a capire meglio la malattia, a partito lo screening riguardo ogni ordine e grado di scuola, adesione in massa dei docenti, meglio così. Qui alcuni testimonial di questa esperienza: Fabrizio Ciocchetti, Anna Maria Davino, Rita Floridi e Simona Tiecco. L'indagine coinvolge 15.000 persone tra insegnanti e personale ATA, molti lo fanno per senso civico. E poi Elisei, il piano dell'Ateneo dice didattica mista e protezioni, posti in aula assicurati a turno. Ieri anche l'ultimo saluto a Filippo Limini a Spoleto, il giovane morto a seguito della colluttazione avvenuta la sera di Ferragosto a Bastia, commosso addio per il 25enne. Don Edoardo dice apprezzate le cose che ci sono state donate, messaggio rivolto ai più giovani. Intanto domani l'autopsia di Alice, la 16enne morta invece qui in un incidente stradale a Foligno, era a bordo del suo scooter, la disperazione dei compagni. E la testimonianza, ragazzi, serve un'alternativa alla strada, all'impegno di Don Marco, dall'oratorio di San Sisto, la nostra casa è aperta a tutti, qui c'è ascolto e comprensione. 11 nuovi positivi, 5 a Perugia, il quadro della Nazione Umbria che ci ricorda la sanzione a 400 euro per chi gira senza mascherina. Questo per i fatti principali, ma noi andiamo anche a vedere i temi che ci arrivano dai comprensori. Lo facciamo partendo dai siti internet, poi avremo anche un servizio che ci parla di viabilità proprio comprensoriale, in particolare lungo la variante Piandassino, perché proseguono i lavori, c'è un nuovo tratto di lavori. Intanto
TRG Media che apre con altri 11 casi positivi in Umbria, ma nessun ricoverato, attualmente 175 positivi. Il lutto nel mondo dei vigili del fuoco per la morte di Creole, il bovaro dell'unità cinofila dei vigili perugini, da Amatrice al Ponte di Genova, il fiuto di un cane che trovava i dispersi. Da Gualdo Tadino, l'equipe medica che effettua i tamponi all'aeroporto di San Francesco, ieri operato su Malta, mentre Gubstock si apre stasera a Gubbio, la nuova edizione della Rassegna Rock al Teatro Romano. E poi l'anniversario per Norcia e le parole di Alemanno, semplificare le procedure, mentre abbiamo ovviamente tanti altri video approfondimenti dai nostri TG. Questo per TRG Media. Andiamo a vedere Umbria 24 che apre con l'anniversario dopo 4 anni di ricostruzione al 17%, Alemanno nel 2021 via i cantieri pubblici. E poi si parla anche di ex Merloni nella Umbria 24, sindacati e governo, ritirate le procedure di mobilità, ieri una riunione ad Fabriano, presente la Regione Marche, Umbria assente al summit. E poi Umbria On, che apre invece con Covid, 11 casi, fuori strada con il camion a Corciano, muovere 39enne, a Spoleto, incidente al campionato europeo, gravissimo, un centauro. Da Umbria Journal si pone l'accento invece sul maltempo che ieri ha creato qualche problema. Qui si vede una foto proprio degli allagamenti nei sottopassi a Perugia, c'è anche un video nel sito diretto da Marcello Migliosi che vedete ci evidenzia abbastanza eloquentemente la situazione a Perugia con allagamenti e con il sistema fognario, che non è solo a Perugia che ogni qualvolta ci sono queste precipitazioni, va completamente in tilt. Questo tra l'altro anche un albero caduto lungo la via Eugubina ieri, fortunatamente non ha coinvolto auto che erano in transito, ma come vediamo, tra l'altro questa vettura mi sembra targa straniera, diciamo che chi passava non se l'è vista proprio bella. Andiamo a Perugia Today, qui l'apertura sul coronavirus con la mappa del contagio e poi il raccordo Perugia-Bettolle col camion che si ribalta sulla rampa, deceduto il conducente. Tuttoggi.info, ovviamente riflettori qui puntati sul Folignate Spoletino e dunque sui funerali di Filippo Limini, al male rispondete col bene, dice il parroco nella sua omelia, ma anche Festival di Spoleto, ecco il bilancio del primo weekend di programmazione. A proposito di festival, vi ricordo oggi riproporremo alle 14 la replica della puntata di domenica, che sul canale 11 è andata in onda più tardi per la diretta del Trofeo Fagioli, la riproporremo oggi alle 14 e stasera alle 23. Poi l'appuntamento con l'altro festival, la rubrica cura di Francesco Ragni, torna venerdì prossimo, sempre negli orari di questa edizione nuova su canale 11, 14, 23 e nel corso della notte. Andiamo a vedere gli ultimi spunti dai comprensori, iniziamo dall'Alto Tevere con ATV Report, partenza difficile per l'anno europeo dello sport, atteso evento Borgo Sport a Sansepolcro annullato a causa dei protocolli di sicurezza. E poi dal 5 ottobre a San Giustino cambia la raccolta differenziata e la curiosità in bici dalla Germania per incontrare la zia, è un oriundo tifernate che ha fatto parlare di sé da questo punto di vista. Ma andiamo a vedere anche Gualdo News, perché ex JP, qui si parla di Merloni, chiesto il ritiro della procedura di mobilità, ma la risposta è stata negativa. Qui le immagini dell'incontro di Fabriano, mentre anche Gualdo News riporta notizie aeroporto di San Francesco, da Gualdo Tadino, l'equipe per i tamponi. Questo per quanto riguarda i siti che analizziamo generalmente, ma prima di andare a vedere le pagine torniamo sulla strada, in questo caso la Pian d'Assino, perché da ieri sono ripresi i lavori lungo la variante di Gubbio, che si sono spostati più verso il centro cittadino, da Branca verso Torre Calzolari. Qualche informazione utile per i tanti che imboccano la variante ogni giorno. Vediamo.
questa la settimana in cui partirà una nuova tranche di lavori lungo la Pian d'Assino. Stamani ancora il cantiere non era attivo e la situazione, come mostrano le immagini, era di percorribilità di entrambe le carreggiate. Ma è previsto da oggi e nei prossimi giorni l'allestimento del cantiere tra gli svincoli di Torre Calzolari e Gubbio Est. Si tratta di un appalto del valore complessivo di 13 milioni di euro, finanziato da ANAS per il rifacimento in profondità del tracciato della Pian d'Assino da Branca fino a Gubbio. Non una semplice asfaltatura, ma la ricostruzione del fondo stradale fino a 60 cm di profondità per dare più consistenza e durata al manto in una strada di intenso traffico come questa. Dopo i lavori tra lo svincolo di Branca e quello di Torre che hanno interessato la fine del 2019 e l'inizio del 2020, dopo quelli tra lo svincolo di Branca e l'innesto con la Perugia-Ancona, da questa settimana e fino alla fine di settembre sono previsti gli interventi tra gli svincoli di Torre e Gubbio Est. La strada sarà completamente chiusa con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria, in particolare lungo il vecchio tracciato della Pian d'Assino che attraversa centri abitati importanti come quello di Padule e San Marco. Per queste comunità i disagi saranno evidenti, con un'intensificazione del traffico, specie di mezzi pesanti, motivo per tenere alta l'attenzione di chi sta alla guida e limitare la velocità. Il rifacimento del piano stradale della Pian d'Assino è solo uno degli interventi che si attendono su questa arteria. Da Gubbio, con il sindaco Filippo Stirati, a seguito anche di ripetuti incidenti mortali, era arrivata la richiesta di ANAS di provvedere alla sua messa in sicurezza apponendo tutor e segnaletica che limitasse la velocità, insieme a barriere che impedissero nei tratti meno antropizzati l'attraversamento di animali selvatici. Per ora di questo tipo di interventi, tuttavia, non c'è traccia. Questo dunque per la viabilità. Ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, dal Trasimeno, strutture ancora piene all'80%. Il presidente dei ristoratori albergatori Benemio fa il punto sull'ultima settimana di agosto che dice a settembre si vedrà. Intanto, per un anticipo di cultura, Isola di Einstein, la rassegna letteraria 60, gli appuntamenti previsti tra il diciamo l'inizio di settembre a Castiglione del Lago, Asilo Nido, Città della Pieve, lavori terminati in anticipo, dunque prima dell'inizio dell'attività, mentre Nozze d'Argento per il Festival Trasimeno Blues, 7 serate per la 25ª edizione. Con il Corriere andiamo ad Assisi. Visitate Assisi, veniteci a trovare, spot degli attori del cast, che Dio ci aiuti. La seconda tranche di ripresa ai primi di ottobre, a luglio girate in città Santa Maria degli Angeli, le prime parti della sesta stagione della fiction Rai. Intanto strada terminata da un anno ma ancora chiusa, Bastia Umbra, interrogazione della Lega, e poi diventerà mamma Via Latte alla Cavalina Bianca, nata nell'ombra, all'ombra della Basilica. Da Marciano, il pomodoro di Mercatello, coltivato pure in Vaticano da oltre 3 generazioni, il suo seme continua a essere prodotto dalla famiglia Rinaldi, dal 2015 è anche iscritto al registro delle biodiversità. E poi Festa della Consolazione a Tori, presentato il programma e l'appuntamento più atteso del settembre, Tuderte. Saliamo in Alto Tevere, Fiere delle Merci, 7.000 presenza, Città di Castello in forma ridotta e senza il bestiame, la manifestazione dell'ultimo weekend non ha comunque deluso le attese. A Umberti di Santa Giuliana la torre messa sul mercato ha una superficie di 430 metri quadri, in vendita per 1.380.000 euro. E poi ancora da Gubbio, Giardini Dimenticati, brutto biglietto da visita, Pascolini della Lega si fa portavoce del disappunto di commercianti residenti di Piazza 40 Martiri, area in totale abbandono, mentre il vice sindaco Tasso e l'assessore Piergentini promettono interventi. Mentre parte stasera, come visto dal nostro sito, a Gubstock 2020, a tutto rock, 12 gruppi sul palco, il teatro romano sarà un po' meno gremito per ovvi motivi di distanziamento di quanto non ci mostri questa foto, ma insomma sarà aperto al pubblico. E il laboratorio di narrazione per educatori e insegnanti, curato da Oreste Brondo, nell'ambito del progetto della Sperelliana, al via. Andiamo a Gualdo Tadino, o meglio alla fascia Indelfab, che sarebbe la ex JP, governo e sindacati all'attacco, ritiro dei licenziamenti e nuove garanzie, quanto emerso dall'assemblea di Fabriano, incontro tra il sottosegretario Morani e la proprietà. E poi un sito per scoprire in bici le bellezze del territorio, realizzato da Silvano Piazzoli dopo le tante richieste degli appassionati del trans bike. Andiamo a Foligno, 10 bici rubate nel fine settimana, furti anche all'interno del parco dei Canapè in pieno giorno, sparite anche 2 ruote elettriche. E poi notte bianca dello sport, le domande scadono oggi, come iscriversi alla manifestazione in programma il 12 settembre. Restiamo a Foligno, piazza Giacomini, pronti 550.000 euro, dopo il via libera della giunta si entra nella fase operativa per la nuova
pavimentazione, proseguono gli incontri tra amministratori e commercianti della zona. A Centropragina, a Borroni, pericolo buche, dicono i residenti. Alcune vie della frazione sono state interessate da interventi di installazione della fibra ottica. Mentre il Festival del Cinema di Spello ha premiato artigiani del Dietro le Quinte, durante la cerimonia ha ricordato anche il maestro Ennio Morricone. Siamo a Spoleto, vaporetto e palloncini bianchi per salutare Filippo, l'ultimo il rito funebre del giovane Limini, mentre Sorcini in pensione, vuoto all'alberghiero, all'istituto, l'assistente tecnico lascia dopo 43 anni di lavoro. Festival dei Due Mondi, che ha già incassato 79.000 euro, il primo weekend va in archivio con 1.670 biglietti venduti e giovedì arriva la star Monica Bellucci. Restiamo a Spoleto in 137 per 7 posti da vigile urbano. Le prove scritte del concorso in calendario al Pallarota il 14 settembre, i candidati dovranno rispondere a 50 quesiti, mentre sold out turistico anche a Giano dell'Umbria. Siamo a Terni col Corriere, a Palazzo Spada arrivano i dirigenti in 3 assessorati, a settembre prenderanno servizi nuovi responsabili di urbanistica, ambiente e attività finanziari, previsti i concorsi grazie ai quali i dipendenti potranno fare carriera. E poi disposta l'autopsia per il quarantenne trovato morto, la vittima è un cuoco che giaceva nel suo letto, l'ha scoperta sabato sera in via del Mercato Vecchio. I commercianti intervengono, lasciare dov'è il campeggio dei Campacci, lettera al Comune in un atto di indirizzo dell'opposizione contro lo spostamento. Restiamo a Terni, addio ai pini dei Parioli di Terni, le piante sono ormai pericolanti, il peso dei rami le hanno ulteriormente inclinate, sono a rischio crollo. Siamo in via Borsi, l'elegante zona residenziale della città, costretta a privarsi del suo elemento riconoscitivo peculiare. Mentre le nuove sfide del mondo digitale, torna a Terni Digital Week, presentata la seconda edizione dal 23 al 27 settembre prossimi. Neanche il Covid è fermo, invece gli scout della GESCI, campi più brevi ma svolti regolarmente, oltre 500 ragazzi che fanno attività nei 5 gruppi di altrettante parrocchie cittadine. Questo per Terni, andiamo nell'Interland Narni, workshop medievali, boom di adesioni, i laboratori riguarderanno teatro, musica, costume storico a Palazzo dei Priori alla Rocca, sotto i miei auspici la vigilia del Festival delle Arti. L'ultimo saluto della città da Andrea Cola Lunetti al Duomo Tanta Gente, vigilia genitori e sorelle del Fraportano, scomparso a 33 anni, mentre Orvieto, intitolato a Barbara e Matteo, il giardino di San Giovenale, l'amministrazione rende omaggio alla coppia che perse la vita sotto le macerie dell'Hotel Roma di Amatrice, proprio 4 anni fa. Lasciamo il Corriere, che ritroveremo più tardi, andiamo alla Nazione, ripartiamo dalla pagina Tutto Perugia. Sul tema della pillola abortiva che ha tenuto banco nelle scorse settimane, dopo l'intervento del governo, la delibera, pressing per annullarla, interruzione di gravidanza, l'opposizione incalza la Tesei, no al ricovero ospedaliero forzoso, quell'atto dice è una vergogna. Criminalità e stranieri clandestini, serve un centro per i rimpatri, la proposta in un ordine del giorno firmato Mencaglia Pici. Andiamo al sistema museale che si fa tecnologico, siamo sul Trasimeno, 7 comuni investono nel digitale, siglato il protocollo d'intesa, pronti 150.000 euro, Magione capofila. E poi da Assisi, notte bianca per rilanciare il turismo, evento in programma giovedì in centro all'insegna di degustazioni, musica e teatro. Intanto da Bastia ancora incubo furti, i ladri svaligiano negozi e parafarmacia. Veniamo a Gubbio, trofeo Fagioli, grande segnale di ripartenza, funziona l'organizzazione dell'evento con oltre 200 piloti, arrivano anche gli elogi del ministro Speranza. Quest'anno abbiamo veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo, ha detto il sindaco Stirati. Sulla vertenza ex Merloni, governo e sindacati dicono è necessario ritirare i licenziamenti, mentre a Gualdo i tesori che affascinano anche la Puglia, turisti di Lecce in visita accolti da una delegazione dei giochi delle porte. Poi ha fatto discutere la lite tra due giovanissimi in centro a Gubbio nella notte tra domenica e lunedì, maxi controlli dei carabinieri, si è parlato di una mega rissa, ma in realtà era una colluttazione tra due ragazzi. Certo è che gli schiamazzi notturni rappresentano un problema per chi vive nel centro storico gubino. Città di Castello, in bici dalla Germania per andare a trovare la zia, l'impresa del tedesco David Siegel, che pedala per quasi 1.000 chilometri, accolto a Città di Castello dai familiari e dagli amministratori Carletti e Tofanelli. Intanto rientro in classe, scoppia la polemica politica, botta e risposta tra l'assessore Cestini e Emanuela Arcaleni. Differenziata, al via il porta a porta a San Giustino, giovedì inizia la consegna a domicilio dei kit, mentre Marta Grassini guida l'Umberti de Monte Acuto, la nuova presidente, prende il posto di Gabriele Volpi, si è parlato molto di questa presidentessa nel mondo del calcio. Foligno, Checco Zalone in vacanze in Umbria, ne parla anche la Nazione, l'attore e regista ha scelto il cuore verde, Marco Gubbiotti, titolare della cucina, ha detto ha ordinato un caffè e una centrifuga, era con De Gregori.
ci sarà scappata anche qualche risata. La preside fantasma scatta la protesta, qui siamo sempre a Foligno, il dirigente di Foligno 3, nessun pregiudizio, ma l'identità dell'istituto non deve essere a rischio dopo il trasferimento. Siamo ancora in Valnerina con le parole di Boccardo riportate anche dalla Nazione, ma anche con la cronaca da Foligno, minaccia aggredisce l'ex socio, donna nei guai, una rumena di 35 anni che non può avvicinarsi all'uomo, ma davanti al GIP ha negato ogni addebito. Chiudiamo con la Nazione da Terni, il consiglio che non c'è, il caso Federighi, l'ex rappresentante di Forza Italia richiede il suo posto nell'Assemblea dopo la estromissione, vortice di carte bollate e polemiche roventi per questa vicenda politica. Tutti in difesa del campeggio di Marmore, la giunta vuole trasferirlo, mentre la cascata ha presa d'assalto la colonnina del parcheggio, bottino magro, appena pochi euro. Fontanelle sorgenti, intanto arriva un piano di recupero e con il comune di Terni in campo contro incuria e vandalismi. Chiudiamo questa carrellata di comprensori dando un'occhiata al Messaggero, ripartendo dall'Interland perugino. I rifiuti aggrediscono il Genna, scatta anche l'allarme Eternit. Altri casi di smaltimento abusivo nell'area di via Sette Valli, c'è pure il problema del verde mai curato. I cittadini chiedono interventi straordinari. Nonna Faustina, festa per i 103 anni, le desir di lunga vita, la lettura e la TV. E speriamo che ci sia anche TRG tra le emittenti del suo zapping. Ponte San Giovanni, un quartiere sempre più vivo con le associazioni in prima linea. E ancora, movida senza mascherina, 4 super multe, mentre 2 ore di bufera, città KO con auto intrappolate. L'incidente mortale lungo la Perugia Bettolle a Corciano, si ribalta il tir, muore un camionista, verificare le dinamiche, il dolore degli amici. Lui è dipendente di un'azienda di Valfabbrica, la moglie è molto conosciuta a Umberti, un malore, un errore alla base della tragedia, strada chiusa. A Todi un concerto per ricordare il musicologo Marco Grondona, mentre l'Unione fa la forza dei comuni del Trasimeno e assisi dal Ministero 10.000 euro per potenziare la biblioteca. Si parla di politica invece da Gubbio, grandi manovre nel PD, ma anche la maggioranza aspetta, soprattutto con l'uscita di 5 consiglieri dai LED. Siamo a Foligno col Messaggero, schianto mortale, la verità dalle telecamere per la morte della sedicenne nei giorni scorsi, scempio ambientale Carpello, massa di rifiuti abbandonati, mentre masterclass col tenore Armiliato dal 1 al 5 settembre, masterclass di bel canto. Siamo a Spoleto, vaporetti e palloncini per l'ultimo saluto a Filippo, mentre Orari Rocca vince la Fondazione, il Museo Nazionale del Ducato. E poi andiamo a Terni, scuola, partenza flop dello screening tra attese e proteste, subito in toppi con i computer bloccati, più di un'ora di fila inutile sotto il sole, in tanti hanno deciso di andarsene. Mentre la riapertura dopo il referendum, il rebus della scuola comunale. Andiamo ad Avigliano Umbro, si teme il focolaio, uomo di 44 anni ricoverato al Santa Maria, la moglie a un bar e ha partecipato a una festa in piscina, isolamento per i familiari, ma l'ASL traccia anche decine di amici e conoscenti. Multa nella movida anche di Orvieto, in 10 senza mascherine, poi scivolone sui loghi, Riffelli modifica il simbolo conteso, cambia l'immagine, non più le rocche ma un cuore blu, lo storico Favetti attacca la lista che dice sembra la Proloco. Intanto Consorzio Tevere Nera verso l'addio, siamo stati eletti per togliere la tassa in vista del voto per eleggere il nuovo presidente, la Lega in pressing dice non possono esserci cittadini di serie B. Chiudiamo con Ripartire dal ballo, si può, la sfida vinta di Franci, riapre lo storico locale di Narni, Scalo per gli arredi, ricorda Flash Dance. Ruggeri in ricordo di Endrigo, un concerto che è già storia. E poi da Calvi Festival, prima nazionale delle spie di Germano Rubbi, un anticipo delle pagine di cultura che vedremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Analizzeremo infatti proprio la cultura e lo sport. Pochi minuti, siamo di nuovo insieme, vi aspetto.